Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui, ritornate puntualissime come sempre, neanche a dirlo, per questo nuovo appuntamento di Gossip che è un po' il motore del mondo, il motore dell'Italia, perché veramente non ci lasciano mai tregua e meno male che sia così. Al mio fianco Elvira Migliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Come siamo abbinate oggi? Oggi siamo abbinati, ma il tuo outfit è fenomenale. Oh grazie, grazie mille, ogni tanto ci concediamo un po' di innovazione per quanto riguarda gli outfit. Eh sì, ci vuole, anche perché comunque insomma il tempo è quello che è, almeno portiamo sempre i colori con i vestiti. Eh sì, per forza, per forza. Cara Elvira, anche in questa puntata succederà ed è successo veramente di tutto e lo racconteremo ovviamente ai nostri telespettatori. Iniziamo come sempre morbidi, perché sì, ci piace iniziare un po' più morbidi andando avanti con un crescendo di info e di inciucetti, giusto per le chiacchiere pomeridiane. Quindi se siete a casa ovviamente fate un bel tè, anche perché ci possono seguire anche in streaming, sì, un po' ovunque, sì, anche così mentre siete indaffarati a fare altro, preparate un bel tè e gustatevi tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore. Iniziamo da una situazione che ben conosciamo, un matrimonio che è finito però poi in realtà neanche troppo, quello tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, che ha raccontato proprio in un'intervista a Mara Menier la bella storia d'amore durata ben 13 anni con Briatore, una storia d'amore che poi è finita da 4 anni ma che porta con sé ancora degli strascichi importanti, non solo il figlio Nathan Falco, che ovviamente è stato frutto proprio di questo grande sentimento, ma quando parla di Briatore le brillano sempre gli occhi. Sì, diciamo che nessuno di noi si aspettava qualcosa del genere, anche perché la Gregoraci insomma attirato molte critiche perché pareva fosse guidata solo dal lato economico. In realtà 13 anni insieme ad una persona, se esiste solo il lato economico, insomma, diventa anche difficile da sopportarsi. Certo. E quindi ci ha stupito un po' tutti, come ci ha stupito poi insomma anche la nascita di Nathan Falco, perché insomma sapevamo che Briatore volesse un erede per questo grande impero, però sai, a volte le dinamiche familiari, se effettivamente l'amore non c'è, risultano difficili da portare avanti. È vero, Nathan Falco, che poi sembra assolutamente avulso da tutte queste dinamiche, è un bambino spensierato, lo vediamo spesso anche sui social, che gioca con i suoi genitori, fa i balletti su TikTok con la mamma, con gli amichetti, si lascia andare a commenti, gioca con la PlayStation, quindi è veramente un bambino spensierato, anche se proprio in questa settimana, come ha rivelato lo stesso Briatore proprio a Mara Venier, sono andati a Ginevra proprio a scegliere la nuova scuola di Nathan Falco, che è comunque un punto importante anche del legame di questa coppia particolare. Sì, sono sempre presenti per quanto riguarda le scelte dei figli, benché ci siano stati poi una serie di battibecchi anche per la presenza della Gregoraci al Grande Fratello. Insomma, Briatore l'abbiamo visto, non è che vuole tanto far sapere le sue cose private, quindi si vociferava di un patto iniziale in cui lei insomma non avesse dovuto dichiarare l'intimità che c'era con Briatore, e pare che questo patto insomma venga rispettato e che tutte le scelte che sono state fatte finora siano state solo per il bene del bambino, quindi di Nathan Falco. Certo, la scelta di una scuola a Ginevra è abbastanza impegnativa, sì. Però oggi ho notato questa inversione di marcia, insomma non si preferiscono più le scuole italiane ma si preferiscono le scuole all'estero, forse anche per dare l'occasione di imparare la lingua, quindi essere poliedrici da questo punto di vista. Sì, anche proprio le scuole internazionali, tanto è vero che proprio nella puntata di Pio Amedeo, dell'ultima puntata di venerdì, anche Francesco Totti ha raccontato che suo figlio Christian frequenta una scuola internazionale, bravissimo con l'inglese, forse proprio per proiettarli, poi ovviamente ne hanno la possibilità nell'Europa di domani e dargli più possibilità anche di lavoro ovviamente in un futuro. Sì, poi la maggior parte insomma segue le orme paterne o materne. Esatto, quindi soprattutto nel caso di Nathan Falco le lingue servono, perché veramente c'è un impero imprenditoriale, quindi. Sì, e spero vivamente che insomma queste scelte poi gli permettano anche di non di crescere troppo in fretta, perché la spensieratezza che hai detto insomma deve godersela fin quando c'è, perché poi quando si diventa grandi
Diventa difficile anche avere un pomeriggio senza alcun pensiero, anche se nel caso, insomma, della famiglia Briatore. Sono sempre, diciamo, abbastanza risolvibili, abbastanza Sì. relativi, possiamo dire così. Sicuramente il lato economico aiuta tanto. La stessa Elisabetta Gregora ci ha parlato anche dell'inizio di questa storia d'amore qui. È stato comunque un momento particolare perché si è sposata giovanissima, ovviamente, ricordiamo la grande differenza di età che c'è tra i due, e quando si è sposata aveva 24 anni e ha svelato che in realtà era un po' reticente. Infatti mi ha ricordato un po' di Letta Leotta, che Sì. ha comunque qualche anno in più, situazione completamente diversa, però queste reticenze spesso ci sono, perché a 24 anni, nel pieno della carriera, aveva comunque paura di affrontare questo grande passo, che poi è stato assolutamente positivo. 13 anni, come abbiamo detto, di vero amore, un amore veramente travolgente, e nonostante ciò lei ha anche ribadito che l'amore continua ad esserci, ovviamente anche per il figlio, ma lei parla al presente, quindi il nostro è un amore, un rapporto meraviglioso che va avanti, anche perché ci siamo lasciati da 4 anni, ma siamo sempre presenti nelle vite l'uno dell'altro, passiamo tantissimo tempo insieme e ci lega veramente un sentimento forte. Sì, diciamo che i figli sono anche un po' il perno o il pomo della discordia, dipende un pochino dai punti di vista. In molti casi, insomma, si pensa molto a se stessi, si parla male del compagno quando si è in presenza del figlio. Invece in questo caso, insomma, vediamo delle dinamiche completamente diverse che fanno ben sperare in molti ad un riavvicinamento, che da parte della Gregoraci ci potrebbe essere, però Briatore ha messo un punto e ha voltato completamente pagina. Chissà perché, ci sarà qualche dinamica che comunque a noi è ancora sconosciuta. Fatto sta che sicuramente ad averla convinta quando si sono sposati, è notizia comunque di qualche tempo fa, di un super mega contratto prematrimoniale con delle clausole veramente incredibili. Quindi, presa la decisione, evidentemente non si poteva più tirare indietro. Sì, insomma, questa è un tipo di dinamica che ci rimanda un po' indietro nel tempo, Eh quando sì, le donne infatti. portavano la dote, in questo caso è stato Briatore a portare la Sì, dote, meno perché male che è stata eliminata, perché sì. sennò saremmo andate comunque male, diciamo, in questo caso. Sì, malissimo, anche perché insomma, nel caso della Gregoraci ho visto che insomma, ne ha vissute parecchie di esperienze positive comunque nel matrimonio con Briatore. Veniva trattata effettivamente come una regina a tutti gli effetti e sicuramente insomma, disabituarsi a questo tipo di vita non è stato facile perché tutt'oggi insomma, ripensa a quella vita come se potesse ritornare. Quindi è forse anche questo, il fatto di ricordare quel momento felice e di legarlo probabilmente allo stesso Briatore. Quasi come una sorta di volersi sentire sempre approvata da lui, quindi è come se ci fosse un legame anche un po' padre-figlia, È ecco. vero, sicuramente sarà infatti proprio così, e poi ho pensato anche che nel caso anche la Gregoraci volesse voltare pagina, non sarà facile, perché un legame del genere già con una persona importante come Briatore, ma sentirne sempre la presenza di questo legame indissolubile, ovviamente c'è anche il figlio, per un nuovo fidanzato non dovrà essere assolutamente facile da gestire. No, non credo, anche perché l'abbiamo visto con Pretelli, sì, si è lasciato andare a qualche effusione, però si è resa fin da subito che non ci poteva essere nulla, perché effettivamente essendo abituata ad un uomo a tutti gli effetti, al di là poi di quello che si dice, insomma, della vita privata, però Briatore è comunque un uomo rispetto ad altri ragazzi, magari anche della generazione della stessa Gregoraci, che però hanno anche stili di vita diversi, pensano solo alla fama, piuttosto che invece avere delle basi solide su cui puoi creare una famiglia. Quindi queste sono le problematiche, penso, contro cui lei purtroppo si interfaccia. Eh sì, ce ne saranno sicuramente parecchie nei nuovi amori in vista per Elisabetta Gregoraci, che è una bellissima donna, quindi sicuramente avrà tantissimi ammiratori. E proprio sugli ammiratori parliamo del nostro secondo argomento, poiché nei giorni scorsi ovviamente ci siamo lasciati andare in più puntate nel raccontarvi questa storia tormentatissima tra Gianni Amane e Diletta Leotta, e oggi, ahimè, ci tocca riparlarne. Questa volta però il protagonista non è Gian, No. bensì
soltanto Diletta. Poiché c'è stato un gossip, una paparazzata, possiamo dire, proprio delle ultime ore della giornata di ieri, che ha appunto immortalato Diletta Leotta con Ryan Friedkin, che sarebbe il vicepresidente della Roma. I due sarebbero stati avvistati in un noto hotel della capitale. Ritorna insieme. L'hotel. L'hotel, sì, è onnipresente. E qui ovviamente le domande sono molteplici, ma lascio ovviamente spazio a te, al tuo commento e alla tua faccia che dice già tutto. Sì, allora io da una parte sono contenta che ci sia Gianna non la merita. Sì, perché Gianna fondamentalmente ha fatto di tutto, ha fatto anche troppo forse. Io l'ho sempre detto che non condivido questo modo di fare, perché mostrarsi vulnerabili con chi non si conosce è sempre un'arma a doppio taglio. Nel caso di Diletta Leotta, insomma, ha fatto anche delle dichiarazioni mendaci, perché ha detto che loro si vedevano, si sentivano, quando non era vero. E sicuramente questa paparazzata, insomma, non fa altro che chiudere il cerchio, perché Gian torna, non torna, sta male, poi sta bene, mette le foto che sta male, poi mette le foto che sta bene, Diletta invece sta sempre bene, quindi a quanto pare non ci sono problemi da questo punto di vista. Fatto sta che questo hotel che ritorna fa anche un po' pensare che questo modo anche di approcciare sia un po' tipico. Eh sì, molto probabile, anche perché poi mi è venuta in mente di un commento di un'altra pagina che ho letto ieri sui social, che in realtà dava adito a un'altra opzione che secondo me è un po' assurda, però mai dire mai, perché poi nel tempo abbiamo visto anche al Grande Fratello VIP in questa edizione si vengono a scoprire delle cose sensazionali che mai avremmo detto. E secondo quest'altra pagina di gossip molto nota appunto sui social, in realtà la storia tra Gian e Diletta sarebbe tutta una montatura, perché in realtà Gian è omosessuale. Sì. Questa cosa la dicono in molti, ma come l'hanno detta anche di altri ragazzi. E devo dire che all'inizio, insomma, fa pensare che potrebbe esserci questa possibilità, che poi alla fine nessuno ha niente contro insomma, le declinazioni sessuali degli altri. Però effettivamente, insomma, si tratta di ragazzi particolari, nel senso che sono forse diversi da quelli che siamo abituati a vedere, e quindi l'unico modo per giustificare questa diversità e puntare il dito e magari dire che c'è qualcosa che ci sfugge. In realtà non è così, credo, almeno per quanto anch'io sono assolutamente d'accordo con te, anche perché da quello che abbiamo visto, da quello che si racconta anche del suo passato, è particolarmente romantico, veramente alla ricerca dell'anima gemella, quindi evidentemente semplicemente se la cosa è andata male non era Diletta Leotta. Parlando proprio di questa liaison, possiamo dire che ovviamente Diletta ha avuto tanti flirt in passato anche con personaggi noti, anche della sua ex emittente, anche delle relazioni abbastanza durature con personaggi noti, quindi ovviamente la cosa non ci sconvolge più di tanto. C'è però da dire una cosa che mi è venuta in mente stamattina parlando poi con un nostro collega, che con l'emittente con la quale lavora Diletta hanno dato vita ad un format che interviste presidenti delle varie squadre di Serie A. In hotel o ristoranti, quindi questo è reale, perché ho visto alcune puntate di sfuggita ed una di queste puntate effettivamente era in un ristorante di un hotel, che però ovviamente con le varie zone, visto che era di un mesetto fa circa, era il presidente del Parma in questione, che poi sono sempre i presidenti stranieri in questo format, proprio per raccontare l'ambientamento in Italia. Erano chiusi gli hotel, quindi avevano a disposizione questa grande sala per questa intervista. Chissà, voglio lasciarmi il beneficio del dubbio, mi sembra strano che ovviamente se fosse stato così la smentita era facile, cioè sì. Stiamo preparando l'intervista, quindi perché dire sì, ciò? Sì, diciamo c'era anche la scusa di base. Esatto. Ecco.
però non è stato detto niente al riguardo. Sì. A me questa cosa infastidisce, il fatto di voler lanciare la mano, la pietra, ma nascondere la mano, perché insomma Diletta dice le cose soltanto dopo tanto tempo, soltanto quando viene messa con le spalle al muro, e forse dire la verità in diverse occasioni la eleverebbe anche dal punto di vista umano, perché non c'è niente di male nel dire che una storia è finita o che si inizia subito un'altra storia, perché effettivamente dipende da quello che si sente. Nel caso in cui invece non c'è nulla da raccontare, basta semplicemente dire siamo colleghi, ecco. Secondo me semplicemente lei vuole stare al centro dell'attenzione, sì, vuole farsi pubblicità, lei la vedo una persona che vuole fare giustamente carriera e quindi utilizza tutti i metodi possibili moderni per riuscire a far parlare quanto più possibile di sé. Sì, però non se ne parla bene, quindi è questo il problema. Dici tu, o bene o male, l'importante è che se ne parli. Sì, se pensi un po', diciamo, a tutte le influencer, sì, a tutte le vallette, perché da giornalista non mi va di chiamarle giornaliste, sinceramente, conduttrici televisive e così via, è difficile che se ne possa parlare con un'immagine totalmente, certo, pulita, perché utilizzano ovviamente molto spesso anche la propria fisicità per farsi pubblicità e per avere tanti follower. Sì. Che ormai ho notato un'altra cosa, e con questa poi andiamo in pubblicità, perché altrimenti andiamo ovviamente nel politicamente poco corretto, che ormai non importa neanche più la bellezza del viso in determinate trasmissioni nazionali, ma soltanto le forme, quindi l'essere formosa, poi tutto il resto. Sì, l'importante è che insomma si mette in mostra la mercanzia e si può andare avanti, altrimenti insomma le capacità e le abilità non contano ormai più di tanto. Eh sì, è la modernità purtroppo, il risvolto della medaglia anche dei social. Sì. Ahimè, come diciamo sempre, dopo questa noi andiamo in pubblicità, poiché ci aspettano altri due argomenti, quindi a tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, dopo aver parlato dei nuovi gossip e degli amori di Diletta Leotta e soprattutto dell'amore vero questa volta tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, voltiamo pagina. E sì, perché lo diciamo sempre, i fan, i lettori, coloro che guardano la TV e non solo, sono sempre attentissimi, sì, sì, a tutto ciò che succede, ogni foto che si posta, all'inciuccio, al chiacchiericcio, e proprio i più assidui sui social hanno notato in settimana una cosa molto particolare. Infatti Michelle Hunziker, la bellissima Michelle Hunziker, ha pubblicato delle foto sui suoi canali social, anche molto belle, devo dire la verità, con un completo bianco che risalta la sua femminilità, ma i fan subito hanno detto le foto sono ritoccate, senza pietà. E diciamo che questa cosa rompe un pochino anche lo schema a cui eravamo abituati, perché sia lei che la figlia insomma avevano promosso la bellezza naturale, la volontà di eliminare i filtri. Diciamo che molti artisti hanno anche detto sì, utilizzo i filtri, però diciamo cerco di modificare quanto meno possibile, perché ci può stare, insomma, utilizzare un filtro non è qualcosa di negativo. Però proprio nelle scorse settimane la stessa Cleo Makeup ha detto che ha paura di questo sistema, perché insomma è vero, ci si rende quasi come un oggetto da essere strumentalizzato pur di apparire sempre perfette e sempre belle. E questo trend sta anche un po' cambiando la dinamica del voler apparire, perché insomma un'occhiaia, una ruga non sono più ammessi.
Eh sì, anche perché effettivamente poi quando inizi a vederti in maniera ancora più positiva con il filtro, quindi con lo zigomo perfetto, con il naso perfetto, le labbra perfette, un trucco perfetto, poi dopo quando invece ti riavvicini alla realtà hai un piccolo shock, diciamo la verità, quindi è come se ci fosse una minore accettazione di se stessi, poiché ti vedi sempre in una maniera diversa, che poi è una maniera assolutamente irreale proprio sui social. Nel momento in cui però lo fanno anche personaggi del mondo dello spettacolo, in formissima, bellissimi, sempre perfetti, con il capello perfetto, truccate da truccatori, quindi che non ne avrebbero assolutamente bisogno, evidentemente alla ricerca di una perfezione eterna in ogni momento e in ogni minuto, dal momento in cui fanno colazione, come spesso diciamo, lì è proprio la che qualcosa non sta andando nel verso Sì, ma giusto. pensa che qualche giorno fa mi è capitato, sempre su Instagram, di vedere una sorta di diretta che ha fatto la stessa Belen, in cui, non ha iniziato a parlare finché non aveva trovato il filtro giusto che la faceva apparire come lei voleva. E questa cosa mi Figurati, ha cioè fatto siamo proprio pensare, alla frutta. perché insomma, capisco che si voglia utilizzare il filtro, ma fallo prima, cioè non farlo durante questa No, quello diretta. purtroppo è vero perché capita anche a me, perché anch'io uso il filtrino in diretta, ma molte volte anche quello scemo, tipo Solillo, sai, queste cose qua, e deve partire prima la diretta e poi devi scegliere il filtro, quindi ti sgamano anche, insomma, che stai usando il filtro No, tranquillamente, non però si può Belen, cioè, nascondere la dai. verità, purtroppo. E devo dire che forse questa è una cosa positiva, perché almeno ci fa capire che anche un giorno in cui ci si può sentire sottotono, guardando poi Michelle Hunziker, Belen, capiamo che insomma è un qualcosa di comune, che Anche tutte. Belen è una di noi, Sì, in anche realtà. Belen è umana, Anche ecco. Belen è umana, è verissimo. Proprio a tal proposito, poi delle reazioni del vedersi con filtri e senza filtri, c'è un trend su TikTok proprio al riguardo che in realtà mi ha sconvolto perché non pensavo fosse reale, invece le reazioni sono realmente vere ed è un filtro che ti inverte. Quindi ti mostra come gli altri ti vedono e praticamente ti specchia il profilo ed il viso. Io cioè, l'ho fatto, però sarà che il mio profilo è proprio incommentabile, però è sempre uguale. Ma ci sono molte reazioni, soprattutto di ragazzine in lacrime dopo aver utilizzato questo filtro, assolutamente in panico, che non si accettano. Veramente, secondo me, è una cosa di una gravità immane. Sì, anche perché insomma, la mattina quando usciamo di casa ci guardiamo allo specchio, però non sappiamo mai altri effettivamente come ci vedono. E questa cosa, questo trend, come hai detto tu, ha creato un po' di panico, soprattutto tra le ragazzine, ma anche tra le adulte, perché Sì. insomma, ho visto anche molte donne adulte andare in crisi per il fatto di non avere un viso simmetrico Sì. o un corpo poco simmetrico, di fare in modo che insomma tutto quello che veniva nascosto tramite gli abiti in realtà veniva visto allo stesso modo dagli altri. E questa paura di essere giudicati vedo che sta prendendo sempre più piede. Che poi il viso e il corpo non è mai simmetrico, No. questa è una delle prime cose che insegnano, ovviamente, perché essendo chi ovviamente è mancino piuttosto che scrive con la destra avrà sempre una propensione ovviamente da un lato del corpo diverso rispetto all'altro, e poi è impossibile avere un viso totalmente simmetrico, ma così come davvero tutto il corpo, persino i capelli non sono È simmetrici, c'è un vero. lato con più capelli e un lato con meno capelli, me l'ha detto il mio fantastico parrucchiere. A prescindere da ciò cambiamo ancora argomento e questa volta litigi. Abbiamo parlato di amore, abbiamo parlato di accettazione del proprio corpo, del proprio io, quindi ora ci sta bene un bel litigetto e anche qui possiamo dire ve l'avevamo detto, Sì. poiché a commentare l'ospitate di Tommaso Zorzi all'Isola dei Famosi è stato Alfonso Signorini. Ci potrebbe essere un po' un conflitto di interessi, possiamo dire, ma fino a un certo punto, perché Alfonso Signorini ha detto la cosa che noi abbiamo detto dal primo giorno che abbiamo visto Tommaso Zorzi, ospite opinionista all'Isola dei Famosi, cioè che è molto sottotono e che sta assolutamente deludendo le aspettative. Ha detto infatti che era una persona diversa al Grande Fratello VIP, molto più solare, molto più coinvolgente e che forse era meglio prendersi un periodo di pausa.
Sì, anche perché guarda caso questo commento è stato fatto quando è stata confermata la nuova edizione del Grande Fratello che partirà a settembre, quella VIP. Quindi probabilmente... Devo dire che, scusami se ti interrompo, anche il Grande Fratello VIP dovrebbe prendersi un po' una pausa perché non se ne può più, sinceramente. Insomma, credo che ci siano un po' di cose da chiarire, perché si sta andando avanti con questi programmi senza guardare però effettivamente il contenuto di questi programmi. È come se si volesse dare di tutto agli ascoltatori, però senza poi veicolare anche un messaggio importante. Quindi, insomma, fare questo commento su Tommaso Zorzi ci può stare, se però fosse stato dall'altra parte, ci fosse stato dall'altra parte una sorta di stop. Invece questo stop non è avvenuto, perché si finisce con un tipo di format e si inizia con un altro. Penso che siano queste le dinamiche televisive, e penso che probabilmente, insomma, anche lo stesso Tommaso Zorzi, oltre che all'Isola dei Famosi, sta anche continuando il suo lavoro sui social, quindi cerca di mandare avanti più attività. Ma ci può anche stare, perché sta cavalcando l'onda, quindi è anche normale, credo. Assolutamente, infatti è tutta pubblicità per il proseguo della sua carriera. Io mi sono fatta un'idea. Vai. Che effettivamente il vero Tommaso Zorzi sia una via di mezzo, nel senso che è riuscito a emergere nel Grande Fratello VIP perché non c'erano personalità particolarmente forti, travolgenti, coinvolgenti, se non litigiose, sì, che è diverso. Quindi è riuscita a emergere perché, ovviamente, avendo più dimestichezza con i social, sì, quindi stare veramente H24 sotto i riflettori, è simpatico e giovane, conosceva bene anche le dinamiche. In un parterre, in un contesto diverso, con conduttori diversi che possono avere anche più esperienza e comunque anche altri opinionisti molto noti come la stessa Eva Zanicchi e la stessa Elettra Lamborghini, ma anche lei abbastanza sottotono da come la conosciamo, perché ovviamente si sta mantenendo molto rispetto ai suoi standard, e lì non riesce più ad emergere. Quindi secondo me deve trovare la sua vera strada, come diciamo spesso, e la sua vera dimensione, che è più vicina a quella social piuttosto che a quella televisiva. Sì, anche perché credo che questo forse sia un problema di personalità, nel senso che riuscire ad emergere con personalità abbastanza blande, come hai detto tu, insomma, cioè personalità che non hanno un effettivo ruolo nella televisione, facilita anche chi ha quel pochino in più di esperienza, quindi si sente superiore da questo punto di vista e riesce anche a gestire, a manovrare, utilizzando delle strategie, gli altri personaggi. Quando però si deve scontrare con altre personalità, come quella di Iva Zanicchi, al di là di Elettra Lamborghini, però Iva Zanicchi, insomma, macina programmi televisivi da tanti anni, quindi conosce le dinamiche, conosce anche le modalità per accattivare il pubblico. Quindi credo che da questo punto di vista, insomma, il problema sia proprio questo, che gli manca la possibilità di fare esperienza e che abbia scelto magari dei format che non sono adatti a lui. Quindi condivido il tuo pensiero, anche perché poi mostrarsi in un modo in televisione e poi mostrarsi come si è sui social crea anche un po' di problemi nell'individuare chi è realmente Tommaso Zorzi. Ma lo stesso lo vediamo con Elettra Lamborghini, perché la conosciamo in un modo ma la vediamo in un altro, quindi è questo un po' il problema di questi format. Sì, ma infatti secondo me dovrebbero anche un po' evolversi, perché lo abbiamo visto con lo stesso Uomini e Donne, ad esempio, che è cambiato nel corso degli anni, ma anche recentemente con quest'unione tra i vari troni, proprio perché ad esempio il trono classico, prendendo giovani che in realtà non ne avevano bisogno, sì, perché a 20 anni non ti puoi appellare a Queen Mary, cioè no, lo dovremmo fare noi più, sì, che altro. Però i ventenni hanno tutta la possibilità, ventenni poi bellissimi, conosciutissimi, sì, quindi che sicuramente non hanno poche possibilità di conoscere l'anima gemella. Quindi si è comunque un po' evoluto il format, amici, è cambiato nel tempo, ma veramente tutto. Però l'Isola dei Famosi ormai, anche con dei partecipanti che non hanno questa verve particolare, ma non ha più appeal. La stessa cosa il Grande Fratello VIP, forse l'unica cosa un po' più interessante rimane il Grande Fratello, perché essendo degli sconosciuti non conosciamo
conosciamo ovviamente le varie dinamiche, quindi, ma anche in quel caso, dopo 20 edizioni e 20 anni di Grande Fratello, sanno benissimo come andare avanti nella competizione e quale strategia utilizzare. Sì, anche perché credo che possa essere paragonato anche ad un imprenditore, insomma, sì. Se l'imprenditore è bravo, sia a seconda del settore in cui opera, e riesce a carpire anche le qualità di un dipendente, di un personaggio, è in grado anche di posizionarlo all'interno della televisione o dell'azienda. Se manca questo appeal, diciamo, poi va tutto a rotoli. Quindi credo che il problema nasca proprio dalla produzione. Abbiamo visto il successo di Maria, che riesce anche nei giudici a trovare quelle personalità diverse che però danno anche poi adito a polemiche, a scene abbastanza divertenti. Invece in altri format si nota un po' di assopimento, ecco. Eh sì, infatti sicuramente qualcosa dovrà cambiare, anche perché molti sono stati aiutati dal fatto che ovviamente c'era zona rossa quasi in tutta Italia, quindi la sera ovviamente si stava a casa, così come il pomeriggio, la mattina, un po' sempre. È vero che c'è ancora il coprifuoco, però almeno per l'orario della preserata e della prima serata un po' ci si può anche assentare, ovviamente rientrando a casa poi alle 22, però nel momento in cui si potrà rientrare già dopo e quindi devi restare a casa per tua scelta consapevole per guardare quel programma, poi si capirà davvero l'audience se c'è o non c'è. Noi scusami, ti ho interrotto, volevi aggiungere qualcosa? No, semplicemente che spero vivamente che almeno qualcosa cambi, perché ci stiamo un po' scocciando di questi reality che non sono reality, ecco, quindi solo questo, svegliatevi. Ecco, verissimo e concordo, come sempre. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E ci vediamo domani puntualissimi, come sempre, 18:30 con Gossip Mania. Buon pomeriggio.